iniziato con, ho sentito un disco di Uccio Aloisi, penso 5 anni fa. Stavo a Napoli, facevo un concerto a Napoli e il promoter della serata mi ha dato il CD, ha detto questo ti piace sicuramente. È vero che sono impazzito, che non conoscevo per niente la musica popolare, la musica salentina. E quasi subito dopo sono venuto nel Salento per la prima volta e ho incontrato Uccio. Sono andato a vederlo, una specie di pellegrinaggio. E poi è nato di là, poi questo non lo so quante volte sono venuto in Puglia, 4-5 volte a suonare. 3-4, sì. E io suono e viaggio e suono e canto e da dovunque mi trovo canto. E poi dopo magari riesco a avere più una sensazione. Quale parola in salentino hai imparato? Lucavallu. Qua a Cursi con un ospite internazionale, come è ricaduta la scelta su di lui? Perché io avevo incontrato Pierce la prima volta 2 anni fa quando è venuto a suonare alla Notte Bianca a Melpignano e avevamo già avuto modo di collaborare, era stato un po' un caso, avevo suonato dei brani insieme a lui con le percussioni. Poi da quell'incontro abbiamo continuato a incontrarci, abbiamo fatto degli altri concerti insieme anche in Francia, io ho collaborato nel suo progetto e lui ha conosciuto il canzoniere e gli è piaciuto molto e quindi da lì, da una collaborazione, un grande feeling musicale e personale, ci è venuta l'idea di fare insieme un progetto in cui ci fosse una commissione tra le due anime, i due generi e anche per fare delle creazioni originali poi che fossero indipendenti. Diciamo, è sempre nuova ed è sempre viva, poi soprattutto quando si suona qui, perché a me capita anche di fare spesso degli spettacoli fuori, però ovviamente cantare le canzoni della nostra tradizione in una piazza come quella di Cursi diventa, l'emozione proprio va all'ennesima potenza. Io cerchiamo, diciamo, di portare avanti il nostro discorso sia per quanto riguarda appunto la tradizione della pizzica, ma anche cercando di portare in luce i canti alla stisa, tutti i canti, diciamo, che fanno parte poi del repertorio veramente salentino, no? Che non è solo la pizzica. Quindi siamo contenti di portare avanti questa cosa e anche nello stesso tempo di ricevere delle conferme, degli apprezzamenti da parte del pubblico che comunque apprezza appunto questo nostro repertorio.
Lei si trova anche a cantare fuori i confini regionali. Qual è il riscontro che ha dal pubblico? Il riscontro è sempre molto positivo. A me capita spessissimo di cantare in Francia, in Spagna, però ho avuto anche la possibilità veramente di fare il giro del mondo. Siamo state in Nuova Zelanda, in Cina, insomma un po' dappertutto. E la nostra musica, diciamo, come tutte le musiche primitive, no? Ha una grande forza, immediatamente la gente si sente vibrare, no? A questo ritmo, per cui l'accoglienza e la partecipazione è sempre importante. Il nome del gruppo che rievoca il nome dell'associazione del Circolo Culturale, di cosa si occupa? Il Circolo Culturale nacque nei primi anni 70 per la conservazione del materiale, diciamo, sonoro e anche recitato legato al grigio, per permettere, diciamo, a queste cose volatili di un supporto più stabile. E il gruppo è una delle attività del circolo, che poi praticamente è rimasta unica attività nel ciclo degli anni, perché i primi componenti erano tutti over 80 e poi via via sostituiti con quelli che venivano dopo, e speriamo di conservare almeno lo stesso spirito dei fondatori. Quali sono le principali attività? In questi anni cosa avete fatto? Beh, abbiamo fatto degli spettacoli, siamo molto conosciuti in Grecia, quindi ogni anno, voglio dire, facciamo sempre qualche piccola tournée in Grecia. I nostri cantori sono stati anche nella televisione greca ufficiale con l'orchestra della città di Atene, insomma, cosa. E poi chiaramente cerchiamo di promuovere iniziative che possano, diciamo, diffondere o comunque conservare quel che rimane della tradizione del grigio.